È la fine di novembre del 2013 e le montagne attorno a Bellinzona sono già chiazzate di neve, mentre i castelli, con le loro presenze imperturbabili, sembrano sfidare l'aria frizzante dell'inverno che avanza. Su un'altura, circondato da un parco ombroso dove si avviluppano piante secolari, il Museo di Villa dei Cedri aspetta la visita di un grande pittore, Mario Comenzoli, le cui opere saranno ordinate in quelle nobili sale da Pietro Bellasi. Il sociologo dell'arte, che di questo artista è come infatuato, scoprendo negli aspetti più reconditi in precedenti mostre a Milano, Bologna e Locarno. E per questa mostra Bellasi ha già coniato un titolo suggestivo, Quelle vite che vanno, prendendo a prestito quelle nubi che vanno dell'ora di Barga di Pascoli. Sì, perché qui i dipinti comenzoliani scandiscono le ore che passano troppo veloci per ragazzi perduti, tramortiti, annientati dalle droghe e dalla disperazione del vivere. È una rievocazione commossa che comincia con rigore cronologico dei primi dipinti della Peinture du Mouvement, tributari degli insegnamenti dell'École de Paris, giochi d'incastro di forme e colori vivaci, come qui nella grande tela sui contrabbandieri. Da questa fase di impronta post-cubista ecco il grande balzo verso il realismo. Il drammatico dipinto Il bambino evoca mai sopiti ricordi di un'infanzia tormentata per l'orfano di madre del quartiere luganese di Molino Nuovo. Il ciclo dei lavoratori in blu narra invece la vita degli emigranti degli anni 50, personaggi che si accampano su sfondi monocromi con una monumentalità potentemente plastica. Ma ciò che cattura l'artista in ogni epoca del suo racconto è la partecipazione al mondo giovanile, alla condizione esistenziale dei giovani socialmente emarginati, verso cui Comenzoli sente una forte attrazione, non solo di carattere sociologico, ma soprattutto emotivo, quasi, come ha intuito Silvia Evangelisti, un'adesione sentimentale a un mondo fatto di violenza e poesia, libertà e dannazione, purezza e perversione. Sarebbe comunque ingeneroso guardare a Comenzoli come a una sorta di moralista. In una sala del museo, ad esempio, è documentato un percorso che dal realismo iniziale passa con lo scossone del 68 verso un'esaltazione cromatica e dinamica, influenzati dalla pop art, per poi approdare al ciclo di Disco Virus e alla serie del cinema, dove è presente una vena satirica che si prende gioco delle infatuazioni per il divismo hollywoodiano. Ma ritorniamo agli anni Ottanta, al mondo alternativo dei punks, che Mario Comenzoli vede inizialmente come portatori di speranza. È il Comenzoli che racconta con modalità cromatiche nuove il ciclo dei No Future, cioè dei giovani che a Zurigo vivono con regole proprie la loro subcultura. Quella che rappresenta è una parata di personaggi stralunati, crestati come galli nelle loro acconciature da irochesi, dandy straccioni, spaventapasseri. Sono dei perdenti che improvvisano danze irrispettose attorno ai falò dei dogmi e delle regole dei padri. Non sono privi di un'allegria allucinata, anche se spesso nei loro occhi, senza pupille, si riflette un vuoto esistenziale. A Zurigo, i giovani che dicono di voler sciogliere la calotta polare che avvolge la metropoli ne sconvolgeranno la vita con continue manifestazioni e creando un centro autonomo che avrà tuttavia vita breve a causa dei trafficanti di droga che si infiltreranno tra quei ragazzi, trasformando l'agognato paradiso terrestre in un inferno. È evidente, scrive Pietro Bellasi, che col mutare degli stimoli sociali dentro i quali Comenzoli è immerso come pochi altri artisti del tempo,
Il suo linguaggio subisce un seguito di vere e proprie mutazioni genetiche, il cui trend, scandito da varie importanti tappe, abbiamo voluto evidenziare in questa mostra. Ma l'opera, continua Bellasi, ha soprattutto il sentore di un'offerta generosa e pietosa da parte di Comenzoli. Tentare di offrire il dono del proprio linguaggio, di un proprio stile maturato lungo tutta una vita di ricerca faticosa e anche sofferente, per narrare con affetto il destino di una generazione che l'establishment desiderava punire definitivamente, con l'indifferenza e l'oblio. Una documentazione situata all'ultimo piano dell'esposizione di Villa dei Cedri ha lo scopo di inquadrare in un preciso momento storico l'evoluzione della pittura comenzoliana. Viene così raccontato il percorso di quasi mezzo secolo che ha nutrito di immagini e avvenimenti la fantasia di Comenzoli. Una pittura che parte da premesse realistiche e si evolve sempre più verso un'inedita forma di simbolismo alla ricerca dei significati più profondi dell'esistenza.